Una messa celebrata dal vescovo di Pistoia, Monsignor Fausto Tardelli, e poi in processione verso il nuovo centro. Così tantissimi tra assistiti, familiari e personale della MAIC hanno vissuto il passaggio storico per la loro comunità e per tutta la città del trasferimento in una struttura che, tanto più nella suggestione della sera, impressiona per la sua bellezza. Nella sua omelia lei ha definito questa nuova sede uno strumento d'amore. Uno strumento d'amore, sì, perché questa sede è bella e è anche stata realizzata in modo veramente interessante e bello, ma serve a far vivere delle persone, a far vivere delle speranze, a curare delle malattie, a creare una solidarietà che risana le ferite dell'umanità. E quindi direi che è uno strumento d'amore, non è un monumento a qualcuno, non è un'opera così che è fatta per essere ammirata, ma è un luogo dove si sperimenta, si concretizza la solidarietà. E abbiamo voluto proprio portare in processione colei che ispira tutta questa nostra realtà, che ci ha sostenuto costantemente. Tante volte abbiamo avuto modo di dire che la Madonna scioglie nodi, anche nelle difficoltà impreviste, talvolta molto penose, Maria veramente ci ha sempre accompagnata. La fondazione è dedicata a lei, i nostri centri sono dedicati a lei e quell'immagine del Beato Angelico fa vedere dietro l'Annunciazione una fioritura, una primavera. Ecco, noi sappiamo che se ci affidiamo al Signore tramite Maria, la primavera viene dentro le nostre città, dentro i nostri centri, trasformando ogni difficoltà in una danza di gioia. Tra i partecipanti a una serata che è stata vissuta con grande commozione anche molti rappresentanti delle istituzioni. Nell'incontro con questa comunità lei cosa ha visto? Posso dare due risposte? Allora, la prima è questa: da un punto di vista laico, una grande speranza di civiltà. Nel senso che veramente, come già ho detto altre volte, io ritengo che una società si possa definire veramente evoluta, civile, se mette al primo posto chi ha più bisogno. Da un punto di vista religioso, come io sono, era una stanza piena di santi. Non credo che esistano in Italia centri di questa qualità, non soltanto estetica, ma anche con questa qualità di servizi, di terapie e anche di accudimento amorevole, perché quel che conta poi è la relazione umana anche nella terapia. In questo senso questo è un centro, credo, a disposizione della città, come è stato detto fino alla sua inaugurazione, non soltanto perché si offre nel cuore della città con questa cifra distintiva della bellezza, ma anche perché può aiutare ad integrare i servizi sociosanitari di questo nostro territorio, costruendo itinerari fecondi di relazione tra il pubblico e il privato sociale accreditato, anche in forme sperimentali. Una struttura di questo genere è una struttura che ha una valenza duplice, per il servizio sanitario e per il servizio sociosanitario di livello locale. Da un punto di vista sanitario, ovviamente in prosecuzione di tutte le attività riabilitative che vengono fatte per i giovani e per le persone adulte nel nostro territorio, soprattutto sul versante della salute mentale, e mi riferisco in particolar modo al problema dell'autismo, ed è un presidio importante in continuità con quello che già avviene oggi, quello che si può sviluppare in futuro in questa nuova struttura. Poi per quanto riguarda invece l'aspetto sociosanitario, ci sono delle possibilità di sviluppo notevoli, interessanti, sia sul versante del centro diurno residenziale e del centro diurno semiresidenziale per persone con disabilità, sia in prospettiva del cosiddetto dopo di noi, per un centro residenziale dove le persone possano anche pernottare. È una consegna di questo edificio bello, quando sarà ultimato anche la parte vecchia rinnovata. Nessuna città potrà vantare una cosa di questo genere per la disabilità. Credo che sia un dono di tutti, alla città di tutti, e Pistoia dovrebbe essere orgogliosa, perché mettere gli ultimi, gli scartati, i disabili, quelli che un tempo erano rinchiusi nelle case, al primo posto in questa città. E questo è il nostro vanto, insomma, se vanto si può dire, ma insomma in questo senso è davvero una tappa importante. E tanta la commozione poi vissuta nella mattina in cui operativamente è cominciato il lavoro di riabilitazione nel nuovo centro, come hanno testimoniato assistiti i loro familiari e personale della Fondazione Maria Assunta in Cielo. Le scale sono arrivate, ho visto mamma mia, dove siamo arrivati? Però è una cosa bellissima, perché dopo tanto se siamo entrati in un nuovo centro e vedete come l'ambiente, come tutto.
poi compagni allegri, visto tanti compagni non allegri, stamane anche io. È quello che ci voleva per questa città e per tutti i nostri ragazzi. Emozionata perché è una sensazione unica. Cos'è che ti è piaciuto di più? L'entrata, il sole, qui è davvero bello. Questo centro è davvero stupendo, non me lo immaginavo, non me lo immaginavo che venisse bello così. Complimenti a chi ha fatto tutto questo lavoro, perché è davvero bello. È emozionante prima di tutto perché dopo tanti anni siamo giunti finalmente ad avere una struttura nuova, una struttura colorata dove i ragazzi insomma, hanno più possibilità di movimento, di lavoro. La riabilitazione finalmente ha qualcosa di bello perché tutti pensano che la riabilitazione debba essere un qualche cosa di accessorio. No, i nostri ragazzi sono belli e meritano bellezza. Questo è il nostro primo impatto e siamo contentissimi finalmente di poter lavorare qui.